Buon pomeriggio. Proseguiamo la riflessione di vicino lontano sul tema degli squilibri e delle disuguaglianze dal punto di vista dell'arte. Grazie alla collaborazione, una collaborazione ormai antica, con Rave East Village Artist Residency, abbiamo il piacere oggi di ospitare un artista di fama internazionale, Giuseppe Stampone. Prego, prego, potete intanto accomodarvi sul palco. Con noi anche Daniele Capra, curatore indipendente e giornalista, a condurre l'incontro Tiziana Pers, artista, oltre che direttrice artistica della residenza. Anticipo che Giuseppe Stampone sarà il protagonista della residenza di quest'anno. Grazie a tutti voi per essere venuti qui oggi. Voglio ringraziare Paola Colombo e Vicino Lontano per questa bellissima collaborazione che portiamo avanti da anni. E appunto ringrazio Giuseppe Stampone perché, come ha anticipato Paola, sarà anche il protagonista della residenza Rave di quest'anno. E Giuseppe Stampone è un artista, uno dei più significativi della sua generazione qui in Italia. Ha esposto in moltissime biennali in Italia e all'estero, quindi dalla Biennale di Venezia alla Biennale dell'Havana, alla Biennale di Architettura di Seoul. È stato esposto alla Quadriennale di Roma più volte, ha fatto Palazzo Reale a Milano e molte altre esposizioni. E opere sue sono in importanti collezioni come la Tate, il Maxi e via dicendo, insomma. Rave è questo progetto, vi introduco un attimo prima di entrare nel dibattito riguardante appunto la questione del disegno come possibile forma di resistenza. Rave è un progetto artistico ideato da me e mia sorella Isabella Pers, che però prende forma grazie a tutta una serie di collaborazioni, quindi con Trieste Contemporanea, con Gallina in Fabula, con Music Foundation e con molte altre realtà, e prende vita anche grazie a tutta una rete di volontari che supportano il progetto. E vive grazie anche al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e Vulcano, che è il nostro principale partner. Ogni anno, come dicevo, si svolge nella campagna friulana, da alcuni anni siamo in un borgo storico bellissimo, anzi vi invito a venire, a Soleschiano, a pochi chilometri da Udine. La particolarità di questa progettualità è coniugare l'arte contemporanea con il pensiero biocentrico ed antispecista. Che significa? Fondamentalmente noi invitiamo ogni anno un artista dal profilo internazionale a relazionarsi con degli animali che sono stati salvati dal macello, quindi quelli che normalmente nella gerarchia sociale comunemente vengono considerati gli ultimi degli ultimi, quelli che nel grattacielo di Horkheimer costituiscono le fondamenta e quindi stanno in cantina, sottratti dallo sguardo. Quindi l'idea è quella proprio di trascorrere, di condividere tempo e spazio insieme a loro, e da lì nasce l'opera. Nel corso degli anni molti sono stati gli artisti ospitati da noi, da Adrian Pazzi a Regina José Galindo, Ivan Mudov, Diego Perrone, Tomás Saraceno, Igor Grubic, e quest'anno appunto è la volta di Giuseppe. Sono artisti che nel loro percorso non hanno ancora affrontato questo tipo di argomento, ma hanno affrontato altre questioni altrettanto importanti. E lo hanno fatto però con uno spessore, un'intensità tale da garantire all'opera la possibilità anche di aprirsi ad argomenti differenti, che appunto non sono ancora stati attraversati tramite l'esperienza. E proprio questo è uno dei motivi che ci hanno spinto a decidere di invitare Giuseppe. La prima volta che io ho visto una sua opera, diversi anni fa, si trattava di una mappa, poi vedremo i lavori, l'ho trovata talmente straordinaria da un punto di vista formale, dell'attenzione, della cura e posso dire anche di una bellezza estrema, tanto che al tempo stesso si faceva carico di tutta una serie di complessità che attraversavano il nostro tempo. E proprio questa sua capacità di sintesi per me è stata davvero fortissima. Ed è un lavoro che ci è sempre piaciuto e che ci ha molto convinto. Proprio per questo ci tenevamo tantissimo ad averlo qui con noi e siamo molto felici per l'esperienza che ci attenderà quest'estate.
Rave si compone anche di tutta una serie di altri contributi, proprio perché l'idea è quella di una trasversalità che attraversa diversi campi. Quindi ospitiamo in residenza anche poeti, letterati, antropologi, scienziati, etologi, architetti, ingegneri, a seconda di quello che è il progetto che l'artista andrà a sviluppare. Tra l'altro posso anticipare che una delle modalità con cui Giuseppe lavora, oltre appunto al disegno, soprattutto il disegno a penna bic, è quella di un metodo partecipativo e didattico, e quindi lui inizierà proprio coinvolgendo un gruppo di bambini. Io adesso concluderò questo mio primissimo intervento citandovi Norberto Bobbio. Siamo qui a Vicino Lontano, stiamo parlando di uguaglianze e disuguaglianze, e trovo che potrebbe essere un buon inizio per questa condivisione che ci aspetta. Mai come nella nostra epoca sono state messe in discussione le tre fonti principali di diseguaglianza: la classe, la razza e il sesso. La graduale parificazione delle donne agli uomini, prima nella piccola società familiare, poi nella più grande società civile e politica, è uno dei segni più certi dell'inarrestabile cammino del genere umano verso l'eguaglianza. E che dire del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti ed estesi riguardanti la liceità della caccia, i limiti della vivisezione, la protezione di specie animali diventate sempre più rare, il vegetarianismo. Che cosa rappresentano se non avvisaglie di una possibile estensione del principio di eguaglianza al di là addirittura dei confini del genere umano? Un'estensione fondata sulla consapevolezza che gli animali sono uguali a noi, perlomeno nella capacità di soffrire? Si capisce che per cogliere il senso di questo grandioso movimento storico occorre alzare la testa dalle schermaglie quotidiane e guardare più in alto e più lontano, da destra e sinistra. Passo la parola a Daniele Capra. Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Il titolo di questo incontro è molto significativo rispetto ai contenuti di Rave, cioè il programma di Rave, è anche molto significativo rispetto alla modalità operandi di Giuseppe Stampone. Si parla in maniera particolare del disegno ed è perché il disegno nella nostra epoca può essere ritenuta non semplicemente un'arte mirata alla mimesi, mirata alla rappresentazione, ma anche una modalità che fornisce delle strutture intimamente di resistenza nei confronti della nostra società in questo particolare momento. E abbiamo avuto modo di confrontarci con Giuseppe nei giorni precedenti. Vorrei cominciare proprio da questo, rispetto al nostro tempo. E ti chiedo, Giuseppe, che cos'è per te il disegno e perché poi il disegno rappresenta una modalità di resistenza rispetto alla nostra condizione odierna? Salve, buonasera, grazie di essere qui. Innanzitutto ringrazio. Praticamente inizierei con il capire il, diciamo, perché uno oggi nel 2018 disegna, no? Io vengo da una forma mentis, da una formazione molto tecnologica. Sono stato 2 anni alla Marshall McLuhan di praticamente Toronto con Derrick, che è il direttore artistico. E ho fatto qualche esperienza all'IUM con Alberto Abruzzese. Mi sono occupato 20 anni fa di realtà virtuali, quindi di arte relazionale. Oggi penso che il disegno sia l'unica forma possibile, perché nel disegno c'è l'identità, c'è la memoria, c'è la formalizzazione di un linguaggio che rappresenta una grammatica, no? Bisogna recuperare il fare non come atto manieristico. Per tantissimi anni è stato visto quello del fare in antitesi all'arte concettuale. L'arte è tutta concettuale, cosa c'è di più concettuale dal segno? Quindi in antitesi proprio,
parlando di mani intelligenti. Uno recupera il made in, la propria identità, per farne un pezzo unico rispetto ad un'omologazione globale che ormai crea una maniera di se stessi, un ready made del ready made del ready. E quindi penso che il fare con delle mani intelligenti, che non è più una testa intelligente, ma sono le mani intelligenti, quindi il tornare a formalizzare, per me l'arte è la formalizzazione di un pensiero attraverso un linguaggio, e ogni linguaggio ha una propria grammatica. Quindi oggi è come dire, mentre tutti ci sono questi new media, questa sperimentazione per cui è di cui non sono né schivo e né in antitesi, la mia è solo una scelta, penso che l'atto del disegno nella sua semplicità implica una scelta, quella del tornare a fare, a dare forma ai propri, diciamo, pensieri. Quindi ci sta dicendo che per te è molto significativo la questione del lavoro manuale fatto in prima persona, non quindi semplicemente come progetto. Io non sono un disegnatore, no? Io non immagino niente. Io prendo dei file liquidi e li, diciamo, trasformo in unici, pezzi unici. Faccio qualcosa che già aveva fatto Piero della Francesca del 1400, della flagellazione di Cristo. Prendo dei quadri storici, li riattivo, li riattualizzo. Posso prendere, per esempio, nel caso del Petit Déjeuner sur l'Herbe, un quadro storico, politico, e tramite la prospettiva unire due spazi-tempi, come quello del Petit Déjeuner sur l'Herbe e quello dello sbarco dei clandestini, delle foto che ho fatto a Lampedusa, e amalgamarli in un tutt'uno, in una sorta di concezione ciclica, dove il tempo sequenziale didascalico passa, ma dove i contenuti si amalgamano in una sorta di sinestesia e di trasfigurazione totale. Quindi io mi ritengo comunque che la manualità in questo momento sia una scelta politica, sia una scelta doverosa per tornare all'identità, al pezzo unico. L'artista comunque oggi deve tornare a recuperare la propria immagine dell'essere, del fare arte, dell'unicità. Ok, e quindi in qualche maniera questa è una modalità per andare contro quell'idea della riproducibilità che già Benjamin aveva in qualche maniera individuato come una delle matrici della modernità. Alla fine io sono un uomo romantico, sono uno che praticamente vede tutti questi file su internet, sui social network, e quindi mi sono chiesto, ma questi file dove vanno, no? E quindi, come un bimbo che vuole prendere queste immagini, queste emozioni e non lasciarle, cerco di archiviarle e di renderle cristallizzate in quell'attimo, perché ogni giorno veniamo bombardati da queste immagini che oggi sono attuali, ma nell'attimo della loro apparizione spariscono. Quindi prendo delle immagini icon che secondo me hanno una valenza, un contenuto socio-politico, e cerco di creare un archivio tattile e trasfigurante. Non condivido più il fatto di contemplare gli archivi storici 50, 60, 70, perché quelli non fanno parte della mia identità, non fanno parte della mia storia, sono la mia memoria. Io devo rappresentare, e mi auspico che ogni artista rappresenti la propria contemporaneità, e la mia contemporaneità è fatta di queste immagini che vanno in una sorta di, diciamo, balena matrix, e quindi io cerco di prenderle nella mia fase romantica, ahimè, e di immobilizzarle lì e di renderle fisse, uniche, una sorta di archivio. Uh-huh. E non c'è una certa, come posso, in tutto questo una forma, come posso dire, di approfittare di immagini che già sono icone nel momento in cui tu usi
delle altre opere d'arte, cioè c'è già un lavoro, per cui in qualche maniera la tua concezione potrebbe essere quella della persona che si aggrappa sulle spalle dei giganti che l'hanno preceduto. No, assolutamente no, penso, questa è un'ottima domanda. Io penso che adesso è il momento di mettere in primo piano delle immagini. Siamo talmente bombardati quotidianamente dall'immagine di moda, di design, di arte, di pornografia, ormai l'immagine è diventata quasi pornografica, che secondo me è giusto che l'artista scelga, riscelga con le proprie responsabilità dell'immagine, con determinati contenuti, risettandoli e riattualizzandoli, perché io sono come la televisione, no? La televisione gioca sul messaggio subliminale, gioca sulla velocità dell'immagine bombardata e quindi ci concentriamo sulla forma dell'immagine ma non sul contenuto. Io cerco di dilatare, di recuperare, poi lo spiego con il disegno, tutta la mia ossessione è il tempo e la dilatazione del tempo. E quindi immagina una pubblicità non fatta più con qualche prodotto industriale ma con delle opere d'arte in cui noi dilatiamo quel fermo immagine e diamo la possibilità alla gente di non fermarsi alla forma ma al contenuto di quell'immagine. Quello è un po' la mia volontà, no? Riesco a comunicare, mi si apre uno spiraglio possibile a qualsiasi livello. Cioè anche mia mamma, quando vede una delle mie rimasterizzazioni, si ferma un attimo e mi fa: ah, bello, perché ha a monte quell'immagine lì. Io volevo chiederti una cosa, perché prima hai accennato alla questione della prospettiva. Sì. Che è un elemento che a me interessa moltissimo, proprio per il tipo di ricerca che facciamo, quindi l'idea di poter offrire una prospettiva differente. Se vuoi io mi riallaccio un po' anche a Nancy nel suo modo di vedere l'arte, quindi il fatto che comunque l'arte abbia la possibilità di creare mondi, di far vedere mondi possibili e di anticiparne. E tu con il tuo lavoro hai spesso messo in luce le forme di dominio antropocentriche, e se vogliamo non solo antropocentriche, ma antropocentriche, fallocentriche, europee e via dicendo, insomma. Quindi in alcuni tuoi lavori queste costruzioni prospettiche sono più evidenti, in altre invece ci sono, però non sono così palesi. Vorrei che tu ritornassi un attimo su questa questione della prospettiva. La prospettiva è stata una delle mie ossessioni. La mia tesi di praticamente laurea è da Piero della Francesca a Giulio Paolini, alla flagellazione di Cristo al giovane che guarda Lorenzo Lotto. Io penso che la prospettiva insieme al carattere Gutenberg siano i due strumenti di distruzione totale più incredibile, più massacranti, più violenti che l'uomo abbia mai creato. L'eurocentrismo, il capitalismo, la scoperta nell'America nel 1492, anno in cui muore Lorenzo de' Medici e muore Piero della Francesca, e l'uomo perde le proprie certezze, no? Nel Rinascimento l'uomo si fa a immagine e somiglianza di Dio e quindi pensa di dare una spiegazione scientifica, fisica e chimica a tutto ciò che lo ci racconta, no? Un uomo onnipotente che razionalmente vuole spiegare la natura e il mondo tutto. Poi a un certo punto, con la scoperta dell'America, perde le proprie certezze. È bellissimo a questo punto immaginarsi e vedere come la Cappella Sistina, no? Se uno vede il giudizio e la volta, volta è tipicamente politica, erezione fallica di un Rinascimento che ingloba l'esperienza dell'uomo. La prospettiva cosa fa? Crea un ordine gerarchico, toglie l'esperienza empirica dell'uomo. Prima c'era un'esperienza che ora viene ingrigliato all'interno di una griglia in cui esiste un ordine gerarchico di apparizione. A secondo delle tue proporzioni, la tua grandezza all'interno del quadro, tu assumi un valore politico. Non esiste più la rappresentazione della realtà, ma esiste la costruzione politica di una realtà. Tutti i quadri del Rinascimento sono delle costruzioni politiche.
il mio committente che entra non a caso nel Rinascimento. Io pago, quindi di diritto devi mettermi all'interno di quella costruzione politica. Quindi quel punto al cui apice c'è quell'orizzonte lì è stato un modo per creare una gerarchia nel mondo, la parte nord e la parte sud. Pensa alla scoperta dell'America. Il carattere Gutenberg è stato nella stessa misura così violento. Prima c'era l'esperienza dell'oralità, prima ci si raccontavano storie per esperienze e per oralità. A un certo punto anche lì, come nella prospettiva, quando si prende la realtà e la si costruisce politicamente, nel carattere Gutenberg si prende l'esperienza e la si razionalizza, la si modifica, la si costruisce a proprio piacimento. Il nostro sistema cerebrale centrale prende la parola parlata e la va a razionalizzare su un foglio bidimensionale, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso. Io faccio le cosiddette global education, faccio le lettere dell'abecedario perché a 6 anni sono stato violentato psicologicamente. Sono figlio di emigrante, non conoscevo la nostra lingua, sono stato male, veramente in fin di vita. I miei genitori mi hanno fatto, diciamo, tornare in Italia da mia nonna, in un paesino sotto il Gran Sasso. In prima elementare sono dislessico e balbuziente, me ne sarete a... e non conoscevo la lingua. Mi hanno fatto fare le lettere dell'abecedario. A ogni griglia una lettera, ad ogni lettera una parola, ogni parola un'immagine, che veniva dettata dall'alto. Io non parlavo quel linguaggio, non ne capivo i contenuti. Mi hanno fatto sentire diverso. Io ho avuto bisogno di uno psicologo. Mi hanno messo una maestra di accompagnamento. E in quel periodo storico è dove ho iniziato a usare la penna Bic. Perché? Perché mi dissociavo dalla realtà e scrivevo e disegnavo questi viaggi che non finivano mai su Marte e sulla Luna. Un ragazzo di 6 anni è stato violentato psicologicamente, non volevo andare più a scuola perché ero visto diverso, perché non avevo quel linguaggio, non avevo quelle chiavi di accesso. Mentre a me bastava parlare, dialogare, io quando parlavo per gesti e quando mi relazionavo con i miei amici, capivo, ci capivamo. È dentro quella griglia che non capivo più nulla. Quindi ecco come il carattere Gutenberg e la prospettiva hanno creato una gerarchia che poi si è trasformato in eurocentrismo, in capitalismo. Noi abbiamo esportato la democrazia secondo una legge divina, quindi un ordine gerarchico del giusto. E quello il problema. Quindi nasce da lì la prospettiva del carattere. Raccontaci qualcosa di più di global education e quindi del modo in cui coinvolgi i bambini a immaginare appunto altri alfabeti possibili. Global education nasce all'incirca 15 anni fa, nasce grazie a Emilio Ciannella, Davide Sottanelli e Maria Cristina Palombieri, 4 amici in una piccola città. Abbiamo deciso di creare un network. Cos'è un network? 15 anni fa, 20 anni fa, oggi se ne parla tanto. È un'area di interesse dove ognuno pubblica il proprio diario intimo. Rave è un network di artisti e ogni artista ha pubblicato un proprio diario intimo. L'io diventa noi, ma il noi non annulla l'identità di ogni singolo. Noi per tanti anni ci siamo nascosti dietro a dei simboli. DC, PC, PSI, fascismo, comunismo, Juve, Torino, Mercedes, Ferrari. Noi siamo il paese del non risolto, il muro di gomma, Ustica, la strage, possiamo parlare, non finiamo mai. È sempre colpa del simbolo, di un'ideologia. È molto semplice nascondersi dietro un'ideologia. È comodo, è utile. Quando c'è qualcosa di non dato, di non chiaro, di non spiegato, è colpa dell'ideologia, è colpa di quel simbolo. Oggi viviamo nell'era dell'account, oggi viviamo nell'autorappresentazione, oggi viviamo nell'era in cui ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e la propria vita con le proprie azioni sono la testimonianza delle nostre responsabilità. Quindi noi abbiamo cercato di creare questo network, primo per una necessità economica politica. Perché? Perché all'interno di questo network noi riuscivamo 15 anni fa a finanziarci anche fuori da un sistema,
perché c'era il grafico, c'era l'intellettuale, Alberto, Derek, eccetera, c'era il fotografo, c'era l'artista, e ognuno insieme agli altri creavamo dei metaprogetti, e all'interno di questi metaprogetti non era un progetto di Stampone Giuseppe. Stampone Giuseppe si occupava del lato artistico, Maria Cristina si occupava del lato performativo, Davide si occupava del lato didattico. Ognuno era rappresentato e non snaturato per la propria professione e competenze. Ci siamo rivolti, abbiamo vinto 2 progetti europei, è stata una grande soddisfazione. Il primo con il comune di Vicenza, abbiamo fatto con Osiek e Cestokova, e l'altro con Davide, siamo stati in Spagna, abbiamo realizzato dei pozzi in Burkina Faso, perché pensavamo che l'arte doveva tornare ad essere funzionale. Quindi abbiamo creato una serie di laboratori di didattici, di sensibilizzazione alla tutela delle risorse idriche, ai microcrediti per le donne. Abbiamo creato una sorta di... Però quello che ci interessava è interagire con la nuova generazione. Preferivamo dalla prima alla quinta elementare, perché pensiamo che politicamente ancora non ci sono quelle infrastrutture, e ci relazionavamo con questi laboratori. Ti faccio un esempio di laboratorio. Prima stavamo parlando di mappe. Io vado in una città, l'ho fatto da Guadalupe in Burkina Faso, l'ho fatto a New York, l'ho fatto a Napoli, in qualsiasi altra città, mi relaziono con questa città e la prima cosa che faccio: chiedo informazione ai ragazzi dei ragazzi della scuola primaria di quel luogo, gli faccio delle insomma domande e prendo degli appunti. Poi chiedo ai ragazzi di relazionarsi con i propri genitori e loro chiedono le domande ai genitori, tornano da me, io torno a scuola e loro mi sanno dire, mi chiariscono tutte le indicazioni, le usanze, le tradizioni, mi danno una serie di informazioni. Io mi appunto queste informazioni, torno a studio e grazie a questa informazione faccio dei disegni all'interno delle griglie degli abecedari. Quindi una griglia di una lettera abecedaria senza A, B, C, solo la griglia, e faccio dei disegni che grazie all'interazione dei ragazzi sono venuti fuori. L'interazione dei ragazzi e dei sopralluoghi che faccio io ogni mattina. Vado a una città, mi relaziono con la gente, prendo degli appunti, vado dal tabaccaio, vado dal macellaio, vado... Perché anche qui... Non dal macellaio, no. Al macellaio no, ma anche quello è utile. Ma no, stavo scherzando. Cioè. Nel senso, sì, no, lo capisco, hai ragione. E allora prendo tutte queste informazioni, torno dai ragazzi e gli dico: io ho disegnato questo pane perché è il pane che si fa il 15 di gennaio a Napoli. Ragazzi, cosa ci mettiamo come lettere e come parole? Tramite un'assemblea partecipativa, ad alzate di mano, creando il dizionario della Global Education, decidiamo quale lettera associare a quell'immagine. Ecco che non è più un'alfabetizzazione che viene dall'alto, fatto da qualcuno per tutti, ma è un'alfabetizzazione, un abecedario condiviso e partecipativo, fatto dalla gente del luogo e dai figli dell'identità della gente di quel luogo. Quando ho queste lettere degli abecedari, torno nuovamente a studio e mi segno: Claudio Di Gennaro, la lettera A di Anse ti ha fatto questo, Lucia Spagnola, e sto creando questo dizionario. Poi arrivano le mappe, vado a georeferenziare lo spazio in cui ho fatto il laboratorio e vado ad immettere questi simboli, questi contenuti che ho sviluppato grazie alla partecipazione di questi ragazzi. Ecco che grazie a questa interazione che io chiamo Global Education, è ironico il mio Global Education e poi vi dico da che cosa nasce, è un'esperienza traumatica, ecco che l'abecedario è creato in modo partecipativo e orizzontale, e le mappe non sono più mappe geopolitiche fatte da conquistatori che vanno a conquistare le altre terre e decidono quali sono i confini, ma sono delle mappe in cui gli abitanti di quel luogo si autorappresentano come meglio credono. Global Education nasce perché abbiamo vinto un progetto con tantissimi soldi
1 milione di euro e si parlava sempre global education. Proprio in un anno non abbiamo fatto niente, sono stati sprecati questi soldi, abbiamo mangiato viaggi, abbiamo comprato tante cose, ma non abbiamo fatto niente di utile e funzionale per la motivazione per cui avevamo vinto quei soldi. Quindi mi è rimasto talmente impresso questa cosa global education, che non era nulla, era solo sperperare dei soldi pubblici in nome di una volontà etica, ma non era niente, che ho chiamato tutto il laboratorio tantissimi anni fa Global Education. E in ogni posto del mondo dove vado faccio i laboratori, e soprattutto i laboratori che faccio, a differenza di tanti artisti, ma non meglio oppure peggio, è diverso, di solito gli artisti fanno i laboratori come un appendice del proprio lavoro, a me i laboratori servono a monte per creare il contenuto. Quindi non sono un appendice del mio lavoro, ma sono il metodo che mi fanno creare, mi fanno dare forma al contenuto. Ok, in questo è significativo la presenza del trauma. È molto, cioè, all'inizio della tua carriera scolastica, la possiamo chiamare così, ma anche in questo caso nel rapporto con gli altri, la questione dell'imposizione e che genera un trauma. E, l'alfabeto, quando è posto dagli altri, discende in forma evidentemente con una gerarchia, perché c'è chi certe scelte le ha già compiute e quindi in qualche maniera l'alfabeto può rendere passivo il ricevente. E poi c'è un'altra cosa interessante sulla questione della prospettiva, che è molto significativa, cioè questa forma di violenza che tu riconosci nella prospettiva. Sono molto distante da questa percezione, perché la prospettiva, al contrario per esempio della geografia e dei metodi di rappresentazione geografica, che nascono dalla necessità di rappresentare il territorio con una esigenza militare, la geografia ha avuto una grande spinta nella storia dell'umanità proprio da queste esigenze militari. Cioè, ci sono insomma degli studi meravigliosi che ha fatto Franco Farinelli su come dall'antichità, sin dai tempi dei Greci e dei Romani, la geografia fosse la mappa del mondo fosse costruita rispetto alle esigenze militari. Però per quanto riguarda la prospettiva c'è evidentemente una cosa molto interessante, che è la questione di ricondurre il mondo all'esperienza del visivo. Cioè, prima la prospettiva era in qualche maniera era intuitiva o era in qualche maniera concettuale. Un esempio classico sono i mosaici di Ravenna, no? I mosaici di Ravenna, c'è il pastore e ci sono le pecore, ci sono vari santi. Il pastore è sempre molto più grande delle pecore, perché visivamente è colui che fornisce una guida, ma è banalmente per ricoprire la figura del pastore servono molte più tessere che per coprire le figure delle pecore. Però corrisponde a un mondo in cui è evidente che c'è comunque una gerarchia. Cioè, è falso pensare che in una forma non prospettica non possa convivere in realtà una modalità di carattere gerarchico. La prospettiva è funzionale anche a ricondurre appunto ciò che è visibile all'interno di una modalità simile a ciò che all'esperienza che gli uomini hanno dal punto di vista visivo. Quindi la questione, secondo me, non è solo un fatto di gerarchia, è anche un fatto di rappresentare il mondo. Cioè, la questione centrale della prospettiva è come ricondurre ciò che vedo nella bidimensionalità. E evidentemente vi è una grande scelta, perché nel momento in cui io scelgo di rappresentare un soggetto ho questa necessità di ritagliare, di togliere, insomma, no? Cioè, e di ricondurre in una forma differente. E la forma della terza dimensione è sempre una della dimensione molto, molto complessa. Per cui io, per esempio, nella questione della prospettiva, rispetto al tuo lavoro, percepisco la tecnica di rappresentazione. Cioè la questione di
che esista un algoritmo, chiamiamolo così, una modalità che ti permetta di ricondurre a ciò che è noto quello che, che realmente non conosci. Cioè, da questo punto di vista, non avverto nel tuo lavoro una distanza. La prospettiva? Sì. Cioè, quantomeno è una cosa che però ti appartiene. Ma io ne sono succube, sono figlio della prospettiva e ne sono stato io il primo, come si dice? Vittima. Sì, sono stata la prima vittima. A me interessa la prospettiva come annullamento dell'esperienza. Quindi io nell'attimo in cui vado a togliere le esperienze razionalmente, io come artista o come uomo devo dare una visione ideale, come è stato quello delle città ideali, quella secondo me è una forma di dittatura. Cioè io quindi me non sopporto di idealizzare qualcosa che poi comunque crea delle gerarchie. Poi l'uomo, proprio in quel periodo storico lì, che poi dal Rinascimento al 600, al positivismo, alla Prima Guerra Mondiale, lì l'uomo c'è stata un'arroganza che concettualmente, cioè dare una spiegazione scientifica del giusto e dello sbagliato della vita, della natura, comunque poi implica delle conseguenze. Non a caso Enzo, Munch, Van Gogh a un certo punto esplodono, anticipano quello che è la Prima Guerra Mondiale, il malessere dell'umanità. Cioè è come prendere degli animali e dirgli che il contesto giusto in cui devono vivere è quello che gli creiamo. E loro ti possono dire: ma io sono nato qui, faccio la mia vita qui, faccio la mia esperienza qui, tieniti il tuo mondo ideale e fammi vivere dove sono vissuto. C'è una cosa bella, Daniele, scusami. Io mi aspico, proprio sulla questione del carattere Gutenberg e della prospettiva, no? Un po' di tempo fa, no? Ho fatto questa mostra dal titolo Perché il cielo di tutti e la terra no. Secondo me noi stiamo pagando quelle divisioni territoriali di linguaggio e di identità iniziate tantissimo tempo fa. La terra è unica e quindi non vedo l'utilità di questa diversità. Finché non mettiamo a posto questa diversità di linguaggio, di azione, comunque si creerà sempre una tesi, un'antitesi, comunque si creerà sempre un dibattito. La terra è unica e quindi secondo me bisogna arrivare all'unicità nella complessità del linguaggio e del territorio stesso. Io uso la prospettiva come medium e politicamente voglio far capire come la storia viene manipolata. Ti faccio una provocazione. Io nell'attimo in cui prendo un'opera storica e la risetto e la ridisegno, la rimasterizzo, Daniele, sto creando paradossalmente anche un falso. Sto risettando, sto rimettendo in discussione la storia. Sono stato in Cina. Oppure è come, perdonami, o è come nella musica la questione dell'omaggio, di una cover. Sì, però io personalmente non ho mai amato gli omaggi. Ho avuto come insegnante Fabio Mauri, che secondo me a cui devo molto, sia a lui che a Teresa Macri, che mi ha chiesto a suo tempo se volevo fargli da assistente. E io ho una stima di quell'uomo, di quell'artista come nessuno, però io ho sempre rifiutato perché ho avuto sempre il limite dell'artista, quindi penso che un artista deve dare forma ai propri pensieri, non omaggiare nessuno, perché lo omaggio nell'opera stessa. Però ti faccio un esempio: sono stato in Cina, alcuni anni fa, e sono stato a Seul e ho visto un'opera che era una copia della Nona Ora di Maurizio Cattelan. Non era più il Papa con il meteorite, ma era l'Andy Warhol con il totem degli indiani, quindi dei nativi, l'America dei nativi, con questi dollari a terra. E io gli dissi a questo artista, e poi ci siamo rivisti alla Biennale di Guangzhou, quindi la Biennale internazionale dove c'erano artisti internazionali. E io gli dissi: guarda che queste cambiano le forme, ma i contenuti sono quelli. Cioè, no? E lui mi disse: ma secondo te
fra 100 anni sarà più famosa la mia di opera, che è conosciuta in tutta l'Oriente, in tutta la Cina, o quella di Maurizio Cattelan? E quello è il problema, fra 100 e 200 anni, che succederà su questa cosa delle copie? Quindi voglio focalizzarmi anche su questo concetto delle copie, no? È una domanda che mi faccio, a cui ancora non ho insomma risposta. E invece, scusa, puoi rispondere a noi sulla questione dell'opporti a questo tempo e su questa necessità di estensione di cui abbiamo accennato prima, però non abbiamo affondato, siamo andati a fondo nella questione. La dilatazione della tua tempo. Dilatazione, la tua necessità intima alla fine. Sì, ma io sono un insieme di, diciamo, traumi. li accetto, ormai sono questo. Bene. Io ho l'ossessione del tempo, all'età di, diciamo, 3 anni, la prima volta che sono andato in depressione perché stavo guardando il telegiornale in Francia e ho visto la Terra e poi ho visto tutto l'universo, le stelle, e mi sono chiesto: ma quando i miei genitori non ci saranno più, dove va il bene che io ho per i miei genitori? È stato un panico per me, ma veramente, perché dicevo: ma non può finire, cioè se la Terra... E così, e quindi il tempo è stata la mia ossessione più grande. Oggi viviamo nell'era delle erezioni falliche. Chi ce l'ha più lungo? Installazioni, macchine, grattacieli. La potenza di una città economicamente si vede dalla sua erezione fallica. Ho fatto un'opera sulle erezioni falliche in cui prendo tutte le star di Hollywood, da Michael Jackson a Madonna quando alzano il dito, a tutte le architetture nel mondo, i grattacieli con queste, dalle piramidi, e la conquista della luna, l'uomo, no? Che si vuole... E viviamo anche nell'arte, il medium, abbiamo visto anche le ultime biennali, installazioni gigantesche... E allora io mi auspico che fra 100 anni si dica, questa è la mitomania dell'artista, mentre tutti ce l'avevano lungo, Giuseppe ce l'aveva corto. Nel senso che ho ridotto lo spazio, ormai faccio disegni 20-30, 25-35 e ci metto 6 mesi per fare un disegno. Come mai uso la penna Bic, usata già da Boetti, da Jan Fabre, da Cucchi, da tantissimi artisti del mondo? Abbiamo appena inaugurato, fra l'altro 15 giorni fa, lo Spazio 104 di Parigi con la collezione Bic. Io ho usato la penna Bic per una necessità tecnica. La penna Bic è l'unico medium, siccome non so dipingere e sono invidioso di tutti quei pittori, però non so dipingere, cosa fa? E quindi non posso dipingere. Ho usato la penna Bic perché la penna Bic c'è una percentuale di olio e grazie alla percentuale di olio riesco a lavorare tramite le velature. La velatura viene fatta nel Rinascimento e poi da Van Eyck con la pittura a olio, da Raffaello, una tecnica delle velature, sono altre che delle stratificazioni di spazi-tempi. Allora, proprio la penna Bic mi ha permesso di dilatare il tempo. Come si fa nel rito del tè, che il gran maestro quotidianamente ripete un gesto dell'estetica del quotidiano, perché tutti pensano che il rito del tè si faccia perché lì c'è il tè. No, si fa il rito del tè perché il rito del tè è il rito più comune e più usato in Oriente. Quindi prendono un gesto della quotidianità e lo ripetono per 10 anni. L'artista che leva un gesto dell'estetica del quotidiano ad opera d'arte. Perché? Perché attraverso la perfezione del gesto, della linea, delle porcellane, dell'architettura, dell'ospite, dell'ospitante, quindi c'è tutta un'armonia. Io ogni giorno, come si fa con il rito del tè, ma è una sorta di mantra, di ritualità, mi alzo e faccio queste stratificazioni. Quando dico che non so disegnare, ma sono una fotocopiatrice intelligente, perché io prendo dei quadri storici e li risetto, quindi copio e li rimasterizzo, io non sono interessato al risultato finale, ma sono interessato al processo per cui arriva il risultato finale.
Quindi un giorno, due giorni, tre giorni, dieci giorni, trenta giorni, due mesi, sono tutte stratificazioni di spazio-tempo. Secondo me questa è la vera disubbidienza alla velocità di internet e la dittatura del mercato. Oggi vogliono una tazzina in tutto il mondo fatta in 10 secondi. A me mi chiamano le gallerie Giuseppe, Miami, Arco, altissima, dobbiamo fare 10 ore. Stop. Io ho detto, non più erezione fallica. Mi metto lì e piano piano, piano piano, la dilatazione del tempo è la vera disubbidienza, la velocità e la dittatura di internet. Se io oggi torno alla manualità di fare una porcellana e ci metto due mesi perché c'è un'alchimia, perché c'è una tradizione, perché c'è un'unicità. Quello è dare il giusto tempo a un'attenzione, a un'unicità. Oggi abbiamo perso l'attenzione per l'unicità e soprattutto abbiamo perso il fare. Quindi ho voluto proprio attraverso la dilatazione del tempo di subbidire a questa produzione, post-produzione selvaggia e a questa dittatura del tempo che secondo me sta omologando tutto. È un pochino quello, quindi mi metto là e mi rilasso e tac e tac e anche morto. So che non sei del tutto d'accordo, però dal mio punto di vista anche la bellezza ricomincia ad essere un atto veramente rivoluzionario al giorno d'oggi. Io non so, credo che ci sia il tempo delle domande, no Daniele? Cosa dici? Sì. Quindi abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe se avete delle curiosità, dei dubbi, anche... qualcosa che non vi ha convinto, insomma. Come avete visto, Giuseppe è incontenibile. Ok, non c'è. Non vedo, non mi sembra di apparentemente di vedere nessuno. Allora mi permetto. Non riesco a capire perché. No. Sì, sì. Ok, allora mi permetto di fare una. Prima di cedere la parola, una. Un'ultima domanda rapidissima ed è relativa a quello che farai qui e so che ci stai pensando, ci state lavorando, insomma, ci sono delle idee che si concretizzeranno nei prossimi due mesi, insomma, questo mese e il mese fino a luglio, insomma, e quindi ti volevo chiedere perché. Cosa hai in testa e perché? Come mai ti sono venute queste idee? Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto? Preoccupato, Daniele. No, sì. Come a te. No, praticamente quando mi avete chiamato a Rodeve ho accettato subito perché questo è un network che merita il tempo. Torniamo alla direzione del tempo. Io in questi anni sono qui perché sono fiero di essere qui perché è stato fatto un lavoro di qualità e di quantità. Rev è una dimostrazione, una delle poche dimostrazioni in Italia di grande coerenza, di caratura internazionale, dove ci sono stati artisti internazionali che io stimo e amici. Il riconoscersi. Io vengo perché qui mi trovo a mio agio. Ci sono degli artisti che io stimo di cui condivido i contenuti. Proprio per questo abbiamo deciso di fare una mappa partecipativa interattiva con altri artisti. È un libro sulla vecchia fattoria in cui racconteremo la storia. Io farò la sceneggiatura dopo che loro mi hanno raccontato la storia di ogni singolo animale che hanno salvato dal macello. Io scrivo una sceneggiatura come si fa in un film. E poi ad ogni mio amico artista che andrò ad individuare per bene con caratteristiche ben delineate, darò un personaggio da interpretare, da disegnare. Nell'attimo in cui ogni artista ha interpretato e disegnato uno di questi animali, creerò il film e ci farò un libro dal titolo La vecchia fattoria. Che non sarà una fattoria, chiaramente. Esatto, esatto. A questo faremo una mappa interattiva, tattile e trasfigurante, perché penso che Rave meriti una narrazione. E quindi sarà un pieghevole cartaceo con la mappa disegnata, con tutti i punti di Rave e tutti i punti degli interventi degli altri artisti numerati. Quando uno spettatore arriva a Rave gli si dà questa guida
e poi ci saranno dei cartelloni disegnati interattivi tramite l'iPhone, ci saranno dei bambini che spiegheranno gli interventi degli altri artisti e ci sarà anche una sorta di archivio di tutti gli interventi che gli artisti hanno fatto. Quindi è un'esperienza tattile, fisica e trasfigurante all'interno di Rave. È una mappa partecipativa che racconta Rave. Quindi si vedranno tutti gli interventi da Adrian a Igor e uno potrà sentire la narrazione e partecipare a questa cosa. Quindi è una sorta di archivio, però è stato fatto già tutto, cioè faccio poco, nel senso, sarà un po' di ordine. Grazie Giuseppe, grazie. Grazie a voi. Grazie Daniele, grazie. Grazie a Eleonora che oggi non è qua con noi seduta, ma...